Ciao a tutti, streghetti e streghette, benvenuti in questo nuovo video paranormale. È venuto ancora una volta il momento, indovinate un po', di parlare di un argomento che può far correre un brivido lungo la schiena o forse anche due. Torniamo a parlare ancora una volta di cose strane dette da bambini. Come al solito, le storie che vi racconto vengono da alcuni forum, siti, giornali online. Ovviamente tutti i crediti, sono di chi ha scritto queste storie io non le ho inventate, le traduco soltanto, infatti le leggo in inglese e le traduco là per là in italiano. Non sono una traduttrice professionista, quindi se dico qualche sciocchezza non fateci caso. E non fate troppo caso neanche ai miei capelli, non fate troppo caso a me oggi perché è stata una giornata campale e non è ancora finita. Ma iniziamo e leggiamo qualche storia, ho qui il mio telefono e leggo per voi, proprio di cose strane dette da bambini. Mi raccomando, se avete delle storie del genere, raccontatemele anche voi e fatemi sapere poi qual è la storia che preferirete e che cosa ne pensate in generale. Cominciamo dalla prima storia, che è una storia un po' innocentina di un bambino che magari è semplicemente un po' curioso barra stranino, ma niente di che. Quando avevo 4 anni, mia madre mi ha insegnato il concetto di morte e come quando una persona diventa vecchia, i suoi genitori, insomma, muoiono. Io ero affascinato con questo concetto di non avere più una madre e un giorno, seguendo tutti questi pensieri che avevo, ho incontrato una donna che sembrava abbastanza anziana, sembrava avesse 60 o 70 anni. Così le ho detto: "Guarda quegli alberi lì fuori, possono vivere per centinaia di anni, ma noi viviamo soltanto al massimo per un centinaio. Tua madre è morta?" Apparentemente volevo davvero parlare di questo argomento con qualcuno che non avesse più la madre e vedere di scoprire che cosa si provasse. A volte la curiosità dei bambini, ragazzi, fa un po' impressione, no? Perché i bambini poi, soprattutto quando sono curiosi, non hanno filtri, quindi fanno delle domande che magari non dovrebbero fare, come in questo caso. Sarebbe meglio non fare questo genere di domande alle persone, anche se fare delle riflessioni su questi argomenti profondi ha comunque il suo fascino. E anche molti adulti continuano a farsi delle domande, ma vabbè. Quando è un bambino piccolino, insomma, che ha tutti questi pensieri, fa sempre un po' strano. Passiamo oltre, altra storia. Quando il mio figlio più piccolino aveva circa 5 anni, gli ho chiesto perché rubava le bambole di sua sorella e le nascondeva. Lui mi ha detto che una piccola signora gli aveva detto di farlo e io gli ho chiesto: "Quale piccola signora?" E lui mi ha risposto: "Quella che mi parla per tutto il tempo, mamma." Ovviamente non c'era nessuna piccola vecchia signora nella nostra casa e questa cosa mi ha spaventato un po'. E voi vi spaventereste se il vostro figlio vi dicesse una cosa del genere? Ma andiamo avanti. Un ragazzino di 5 anni mi dice: "Mamma, quando morirai voglio metterti in un vaso di vetro. Così potrò tenerti e guardarti per sempre." A questo punto l'altro bambino di 6 anni risponde: "Che cosa stupida! Dove vuoi andare a cercare un barattolo di vetro così grande?" Effettivamente i bambini sono in grado di distinguere le priorità della vita e nessuno può negarlo. Andiamo oltre, altra storia. Mia figlia di 3 anni era nel bagno e stava giocando con i suoi giocattolini e rideva, stavamo ridendo insieme. Improvvisamente, però, la sua faccia, insomma, è cambiata. Mi ha guardato negli occhi e mi ha detto con una voce sottile e seria: "Mamma, se tu mordi e mangi tutte le mie dita, io non ti vorrò più bene." E a questo punto, insomma, ci si chiede: "Ma perché questa domanda? Perché?" Non si sa mai con i bambini che cosa potrà venire fuori dalle loro boccucce. Ma andiamo avanti e passiamo ad un'altra storia. Mio figlio ha detto: "Quando spegni le luci è quello il momento in cui il cerchio nero arriva. Arriva così" e ha fatto un gesto con le mani in aria al di sopra del suo letto. E resta così per un secondo e poi su, vengono dentro di te. E si è premuto le mani sul petto. A quel punto, quasi cominciando a piangere, ha detto:
lo odio. Questa esperienza va un po' più sull'inquietante e ci fa fare qualche domanda. Che cosa ha esattamente visto questo bambino? Che cosa è esattamente questa cosa che lo ha tormentato? Idee? Altra storia, altra cosa strana detta da un bambino. La mia piccola cuginetta ha detto che il suo amico immaginario, Chucky, il nome qua già non promette bene, le ha detto che doveva uccidere suo padre. È venuto fuori che in passato c'era stata una piscina fuori nel loro cortile e che questa piscina era stata coperta dopo che il proprietario precedente vi si era suicidato. Il suo nome era Chai, però probabilmente la mia cuginetta non l'aveva ben capito, non l'aveva ben pronunciato e quindi l'aveva cambiato in Chucky. La storia ci lascia così sospesi, no? Perché allora che cosa era successo? Che la bambina aveva sentito parlare di questo proprietario precedente e aveva rielaborato la questione? O magari veramente lo spirito inquieto di quest'uomo che si era suicidato nel suo cortile era apparso a questa bambina e le aveva detto davvero, insomma, delle cose brutte? Mistero, voi che cosa ne pensate? Altra storia, mio figlio dice: mamma, se fossimo dispersi su un'isola e dovessimo mangiare una persona per poter sopravvivere, tu ci mangeresti? Mangeresti uno di noi? E io ho risposto: ovviamente no. E il bambino invece ha risposto: io mangerei papà perché è più grande. E anche qui la logica dei bambini in effetti ha senso, però è anche una logica che ci fa a volte un po' preoccupare, che ci fa dire: figlioli, non starete diventando già dei piccoli psicopatici? Ed ora una frase inquietante detta da un bambino di soli 3 anni che ha detto alla sua mamma: mi piaci di più della mia mamma precedente. E ovviamente qui ci facciamo quelle solite domande sulla reincarnazione. Quando un bambino dice una cosa del genere è un caso? O c'è magari davvero dietro una storia di reincarnazione? Mistero, 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 mistero. Altro racconto. Questa persona dice: all'epoca lavoravo in un nido e stavo cambiando il pannolino di un piccolo bambino che in genere non piangeva mai, era abbastanza silenzioso ed era molto dolce. E all'epoca questo bambino aveva 2 anni. A un certo punto lui ha cominciato a sussurrare qualcosa, quindi io mi sono avvicinata per sentire che cosa questo dolce e silenzioso bambino stesse dicendo. E a questo punto lui ha sussurrato: silenzio, ti ucciderò. Altro piccolo psicopatico in crescita, oserei dire. Altra storia. Mio figlio ha detto: ho visto il nonno la notte scorsa. Era fuori e stava cercando di aggiustare la finestra della mia stanza. Il nonno è morto da diversi anni ormai. È morto addirittura prima che mio figlio fosse nato. Non si sono mai incontrati. È una cosa un po' inquietante. Però probabilmente, conoscendo il nonno, effettivamente anche dall'altra parte lui avrebbe voluto avere la possibilità di venire a controllare i bambini una volta ogni tanto per accertarsi che tutti noi fossimo ok. Quindi insomma anche questa è una storia che sì, può avere un tocco creepy, però alla fine è bella questa idea che effettivamente delle persone, ancora una volta, andiamo sempre lì a parare, possano magari trovare la forza, il modo di rientrare nelle nostre vite anche dopo essere morte, se non altro per controllarci per un attimo, per vedere che vada tutto bene. Mi fermo qui per oggi, vi ringrazio per essere stati con me e grazie per aver ascoltato queste storie strane, queste frasi strane dette da bambini. Fatemi sapere ovviamente qual è la frase che vi ha colpito di più. Io vi do appuntamento al prossimo video, se avete qualche argomento da suggerire non esitate a farlo e ovviamente se non siete iscritti iscrivetevi, commentate, fatemi sentire, condividete per aiutare il canale a non precipitare nei buchi neri di YouTube. E se vi va venitemi a trovare anche su Instagram, dove mi trovate come Alrakairam, cioè Maria Carla al contrario. Ovviamente come al solito vi devo anche ricordare per contratto di guardarvi alle spalle e di controllare di essere davvero soli. Non c'è niente di strano nella vostra stanza, vero? Non ci sono strane figure? Non ci sono strane creature che vi vogliono tormentare?
bambini che vedono cose misteriose o vi minacciano in modo un po' particolare, io mi fermo qui, è meglio. Forse dovrei anche io controllare in effetti che in questa stanza non ci sia niente di troppo strano. Appuntamento alla prossima volta e grazie mille per essere stati con me. Ciao!